Salve cari amiche e cari amici, dopo qualche live infruttuosa registrata con la mia vecchia webcamera, e perché non voglio utilizzare questo vecchio cellulare, il Nokia Asha 302, che fa video troppo pesanti, ritorno a filmarmi con il mio vecchio tablet. Vediamo un po' se qua riesco a farvi apprezzare il tablet. Ecco qua, il tablet è questo qua. Allora, grazie di seguirmi, di supportarmi, di sopportarmi e mi raccomando, commentate sotto questo video cosa ne pensate dell'argomento al quale sto per introdurvi. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto ed azionate la campanella se gradirete avere delle notificazioni ulteriori dal mio canale. Poi naturalmente mettete like o dislike al video e mi raccomando, quando non escono dei miei nuovi video, visto che ce ne sono più di 1000, molti mi chiedono nei commentari, ma quando farai un nuovo video? Quando farai un nuovo video? Beh, io a volte non posso, a volte sono occupato. Quindi vi invito a tutte e tutti voi di andarvi a vedere i miei vecchi video, ne ho più di 1000, sono divisi per cartelle di riproduzione in argomenti differenti, questo entrerà nella cartella di riproduzione Capitan Chantinchan. E quindi mi raccomando, ogni volta che volete guardare un mio video potete anche riguardare quelli fatti dal 2013, dal 7 febbraio 2013, data di fondazione di questo canale, oppure andare nel canale che adesso ho rinominato Radio San Marino Sant'Enciano, nel quale ho salvato i miei episodi di Spreaker. Ma adesso passiamo a parlare del tema del giorno. Ci ho impiegato già 2 minuti e 16, cavolo, volevo mantenermi più corto. Molti dicono, nella situazione nella quale ci troviamo, di ignoranza, di confusione, è colpa dei poteri forti, è colpa del mainstream, è colpa di ciò che si comunica in internet e attraverso il web, del rincitrullimento generale della gente. È colpa delle reti sociali che ci accondizionano. Ebbene, ragazze e ragazzi che siete nati nel 2000, dopo il 2000 o prima del 2000, io che sono un capitano navigato nel web dal 2000 in poi, ne ho lette di cotte e di crude circa il complotto che ci sarebbe per rendere ignoranti gli italiani, la gente in generale, dominarli meglio. È vero, è un fenomeno che è anche raccontato in Pinocchio, dove Lucifero diventa un asino, è anche Pinocchio. Però, e poi Mangiafuoco, Barbanera, non so come si chiamasse, il burattinaio, li sfruttano e i burattini, che non erano più utili, o gli asini, insomma, ci fa intendere che li macella o ci fa legna. Ma è da prima dell'invenzione, dell'internet civile, commerciale, che si continua a dire che i mass media, che la televisione, che i giornali, che il cinema rincitrulliscono le persone. Eppure molte persone dall'epoca della mia infanzia non fanno nulla, non fanno per cercare di acculturizzarsi, perché voglio dire, mannaggia la miseria, mannaggia, voi che strumenti avete per migliorare? Compratevi un quadernino, un block notes così piccolino, voglio dire, questo quanto è? 80 pagine, non 80 pagine nel senso che ne ho tante, e ne ho 80, e poi voglio dire, quanto costa una biroma? Compratevi un quadernino così piccolino, neanche spendete 50 centesimi, un euro,
E quanto costa una biroma? O una matita? Compratevi una matita. Scrivete delle poesie ogni giorno, delle riflessioni, cosa vi viene in mente. E poi potete comprare dei libri a 1,50 euro, che sono dei classici della letteratura. Sono. Capito? Quanto vi costa prendere? Io adesso qua ho in un quaderno una BIC. Quanto vi costa una BIC? Spendete una fortuna, poi fate questo giochetto con la BIC, che sembra che diventa, se trovate la giusta frequenza, sembra che diventa molle. Ma quanto spendete per una BIC? O una penna stilografica, o un plotter, o una fibra, una biro con tinta liquida, quello che vi pare potete, un pennarello, una stilografica, una BIC, un attratto, insomma, vi inventate scuse, e sono gli altri che vi condizionano culturalmente, che non vi permettono di crescere culturalmente. Ma voi che fate per modificarvi, per cambiarvi? Non fate nulla. Io non credo che sia possibile unicamente in modo collettivo un miglioramento, ma anche gli individui, perché evolva, si migliori la società, debbono migliorarsi individualmente. E quindi io sono portato a guardare lo schermo, adesso guardo la webcamera. Quindi voi, nel vostro piccolo ed individualmente, dovete cercare di migliorare, leggendo, oltre che studiando, leggendo. E studiare come si fa a studiare? Non solitamente frequentando la scuola o l'università, sia che leggiate attraverso internet, attraverso il web, sia che leggiate un libro. Bisogna soffermarsi su quello che si legge, pensare criticamente, non accettare qualsiasi cosa perché è stata scritta in un libro o perché. Qua c'è questa agenda che già aveva un anello storto. Soltanto perché, voglio dire, perché è scritto in un libro. No, a volte la gente considera i libri così sacri, che non si possono contestare. E quindi quello che vi invito a voi a fare è considerare che è vero, vi vogliono ciuchi, vi vogliono mostri, vi vogliono degli asini, ma voi potete migliorare individualmente ed anche nel web cercando di frequentare persone che magari abbiano letto più di voi, dicano cose coerenti e cercare di trattare di migliorarvi, ma non date sempre la colpa agli altri, sempre la colpa al sistema educativo, al sistema scolastico, universitario, ai mass media, ai giornali, alla televisione, al cinema, perché le masse sono incolte, perché c'è il controllo mediatico in internet, perché gli youtuber fanno schifo, perché altrimenti starete trovando solamente un insieme di scuse per giustificare quello che voi non fate personalmente per migliorarvi, perché ognuno di noi si deve migliorare interiormente, non è che deve affidare la colpa dei suoi difetti agli altri. Va bene, viviamo in un sistema sempre più superficiale, consumistico, dove si fa sempre meno cultura, ma chi ti impedisce di comprare classici della letteratura? Chi ti impedisce di scrivere comprandoti un block note su un quadernino, una biro? E chi ti impedisce di fare le cose che ti piacciono di farle? Falle, leggi, scrivi, pensa, analizza, conserva uno spirito critico, poi magari troverai che sarà difficile comunicare le tue conquiste agli altri, ma almeno avrai ottenuto ciò per il quale vale la pena lottare, e non ti conformi allo spirito delle masse semplicemente perché alle masse non piace leggere. Perché altrimenti decidi, o fai parte delle masse incolte, analfabete funzionali, o
oppure ti coltivi e allora per forza di cose ti differenzierai. Ma Pirandello era diverso dalle masse, Lao Tse era diverso dalle masse, dal momento che ti prendi la responsabilità di acculturizzarti sarai diverso dalle masse. Quindi decidi, o continui assomigliandoti agli altri, oppure in qualcosa ti dovrai differenziare. E certo, sarà difficile comunicare quello che tu leggi, quello che tu pensi, quello che tu scrivi e quello che tu leggi detenutamente. Perché quando si analizza ciò che si legge, già in quel momento si sta studiando, perché si deve essere capaci di riprodurre con le proprie idee, con i propri pensieri ciò che si legge. Quello è studiare, comprenderlo, apprenderlo, capirlo e poi dirlo con le proprie parole. Allora vi lascio, questo è stato il mio consiglio del giorno, lo volevo fare in 2 minuti, l'ho fatto in 10, ma non date la colpa al sistema, al mainstream, al mass media, di quello che voi stessi non fate. Capito? Bisogna alimentare il proprio cervello così come si alimenta il corpo. Se voi mangiate male, la colpa è vostra o di chi vi cucina. Se voi leggete male o non leggete, la colpa è la vostra. Quindi alimentate il vostro cervello così come cercate di mangiare bene per alimentare il vostro corpo. Fare ginnastica fa bene al cervello, fa bene al corpo, mangiare bene fa anche bene al cervello, ma anche leggere e scrivere fa bene. Quindi tenetevi allenati, leggete, scrivete, pensate e non incolpate sempre come si usa fare oggigiorno internet, gli algoritmi, il web, le reti sociali, perché se voi volete potete trovare anche in internet articoli che vi acculturizzano. Potete scendere in libreria o in biblioteca e cercare dei libri. Quindi niente scuse, perché le scuse sono l'arma dei deboli per giustificare quello che non fanno, quello che non vogliono fare. Non volete leggere? La colpa è del sistema. Ma i libri ci sono, siete voi che mancate l'opportunità di leggerli. Andateli a trovare anche nei mercatini dei libri usati, nelle biblioteche pubbliche, private, chiedeteli in giro, trovate di sicuro qualcosa che vi interessa e allora varrà la pena di leggere. Andate in una biblioteca pubblica dove neanche bisogna pagare per leggere in loco un libro e leggete. Vorrà dire che invece di uscire il sabato notte a fare bisbocce, uscite la mattina di domenica e andate in una biblioteca pubblica e invece di pagare un'iscrizione per portarvi il libro in casa, lo leggete nel luogo. E magari ve lo prestano per un mese il libro e lo leggete lì per un mese, oppure lo portate in casa, vi danno una settimana di tempo di leggerlo in casa. Tante soluzioni si trovano per chi le vuole trovare. Per chi non le vuole trovare ci sono mille giustificazioni che costano di più e danno meno e danno e danno meno risultati, con tanto danno. Ciao e buon sabato pomeriggio, che è mattina, io non so quando editerò il video e quando lo lancerò in Premiere. Ciao ciao, però più video faccio più sarà pesante da editarlo e tempo mi prenderà. Allora mi raccomando, grazie per seguirmi, anche da tutte le persone che mi seguono da fuori dall'Europa. Ciao dal vostro capitano Shantenchan, che ha navigato in internet e nella vita.